su questo momento e spiegare che alla fine del day, alla fine di questa 5 giorni del villaggio della terra non ci poteva essere conclusione migliore che non sottolineare l'importanza del dialogo interculturale e interreligioso per la pace. Un dialogo che secondo noi di Verde Italia, ma soprattutto nel cuore valoriale del villaggio della terra che è rappresentato qua nel momento dei corali, rappresenta il cuore del percorso verso la sostenibilità e verso la pace. Riteniamo che averlo fatto, averlo sottolineato con delle donne, quindi dalla prospettiva materna di Madre Terra, e anche avendolo sottolineato probabilmente con la figura che più di ogni altra riesce a trasferire attraverso le generazioni i valori più importanti della vita, non poteva essere cosa migliore. Allora io chiedo ai popolari di dare il loro contributo. In questi giorni il nostro villaggio, avete visto, era popolato da un mare di bambini. Io a un certo punto mi sono fermata e ho detto: i bambini ti guardano, ci guardano. E allora forte per me la gioia di dire: consegniamo a loro dei deserti trasformati in foresta, dei rapporti veri tra di noi, perché io sono un dono per te e tu sei un dono per me. Questa è la consegna, secondo me, che emerge forte da questo villaggio per la terra e ci fa guardare avanti verso orizzonti più ampi, concreti, reali, questi rapporti tra di noi. L'aspetto fondamentale di questo villaggio che è il dialogo che vuole salvare il nostro pianeta. Non vorremmo trovarci troppo presto al capezzale della Terra, vogliamo invece festeggiare la Terra, festeggiare il recupero di ciò che possiamo aver rovinato e il mantenimento, anzi lo sviluppo di ciò che c'è ancora. E per fare questo abbiamo capito che bisogna che ci uniamo tutti quanti. Il significato di essere insieme a Orde Italia, il significato di aver fatto parlare queste donne rappresentanti di 6 grandi religioni, ma aggiungo, oltre alle religioni, aver nel villaggio la presenza di tante associazioni, anche di varia provenienza culturale, anche laica cosiddetta, ma che fa riferimento ai valori della solidarietà e del bene comune. Ecco, questo è l'unico modo per affermare la bellezza della nostra terra e salvaguardare il nostro pianeta. Grazie.